Ragazzi, innanzitutto buon Natale e buone feste. Oggi vi parleremo del Sony Xperia 5 Mark IV. Appunto il nuovo top di gamma di casa Sony, uno smartphone davvero molto verticale ma soprattutto molto di nicchia. Ha un pubblico secondo me veramente molto ristretto, che parliamo principalmente di professionisti, ma attenzione, secondo me non tutti i professionisti comunque lo sceglierebbero come proprio device principale. È un top di gamma e come tale ha delle cose che mi hanno veramente interessato e soprattutto mi hanno piacevolmente sorpreso, perché sono difficili da trovare su altri flagship, ma tuttavia se ci sono dei pro ci sono anche dei contro, ovvero mancano altre cose che diciamo ormai su dispositivi con questo prezzo dovrebbero essere dei must. Ma non mi dilungo ulteriormente, lo vediamo più nel dettaglio subito dopo la sigla. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Ciao amici di Tecno Android, e ancora una volta Merry Whatever. Come detto poco fa, il protagonista di oggi sarà il nuovo Sony Xperia 5 Mark IV. Vediamo velocemente, ma veramente velocemente, cosa c'è all'interno della confezione, per un semplice motivo che effettivamente all'interno non c'è niente. Ormai siamo abituati che soprattutto i top di gamma continuano a, diciamo così, ridurre il contenuto all'interno delle loro confezioni, confezione che comunque, come scritto anche sul retro, non contiene plastica, quindi casa Sony sono, diciamo, eco-friendly, ecosostenibili, hanno un occhio di riguardo per quanto riguarda l'ambiente. Al suo interno ci sono soltanto i manuali, vari manuali di istruzione, quindi tanta carta sotto questo punto di vista, tutti i materiali riciclati, però non c'è altro se non poi appunto il dispositivo Sony Xperia 5 Mark IV. Questo è quello che trovate nella confezione. Sony Xperia 5 Mark IV è realizzato in vetro e metallo, quindi sia il display che il retro sono protetti da uno strato di Gorilla Glass Victus. La parte posteriore e la struttura in metallo hanno una finitura opaca e questo rende il dispositivo, diciamo, anti-impronte, infatti come potete vedere è facile da tenere sempre pulito come device. I vari pulsanti possiamo dire che siedono abbastanza bene all'interno del frame e a livello di grip mi sento di dire, nonostante che qui abbiamo un formato 21 noni, come potete vedere lo smartphone è più stretto e lungo rispetto ai classici formati che siamo abituati a vedere per gli smartphone, devo dire che si tiene abbastanza bene in mano, merito probabilmente anche del fatto che il frame è abbastanza squadrato. Poi per quanto riguarda il peso, siamo abituati ai padelloni che flagship che pesano anche oltre 200 grammi, lui invece ha un peso contenuto di circa 170 grammi, quindi per questo motivo mi sento dire che si tiene veramente bene in mano, non è scivoloso. Tornando a parlare dei pulsanti, come potete vedere il lato sinistro è totalmente pulito. Sulla parte destra invece troviamo il tasto per il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento dello smartphone, che funge anche da sensore per riconoscimento delle impronte digitali. Questo è un primo fatto che mi dispiace trovare su un flagship del genere, invece di trovare il sensore sotto al display, secondo me per chi è mancino potrebbe essere un po' fastidioso sbloccarlo in questo modo, però non è detto che sia per forza un aspetto negativo. E poi, come ci ha abituati già Sony, troviamo il tasto che serve ad andare a scattare le fotografie o a registrare i video quando siamo appunto all'interno della camera. Continuando sul frame, potete notare che sulla parte superiore troviamo un jack da 3,5 mm e questa è una cosa che invece ho veramente apprezzato su un top di gamma, che ormai non è difficile trovare, quasi anzi è impossibile trovare un jack da 3,5 mm su dispositivi del genere. Molti di voi so che già staranno storcendo il naso dicendo che comunque ormai con le cuffie true wireless non servono più jack per le cuffie, tuttavia vi posso garantire che conosco tante persone, incluse me, che ancora preferiscono avere il jack per determinati motivi, poi
vista l'anima di questo dispositivo, volta appunto a tutti i professionisti dell'imaging, sicuramente riuscire a sentire l'audio in cuffia, di cuffie buone, insomma, durante le riprese video particolari è un pro. E soprattutto è sicuramente anche questo il motivo per la quale su questo tipo di dispositivo troviamo un jack a 3,5 mm. Molto interessante invece sulla parte inferiore troviamo sì la porta USB-C per andare a ricaricare il telefono che ha anche l'uscita video, ma soprattutto lo sportellino per quanto riguarda le SIM. Finalmente non c'è bisogno di uno spillo per andarlo a levare, come potete vedere c'è una piccola fessura sulla parte inferiore dove facilmente con il dito potete andare ad estrarre appunto lo slot. Qui potete andare a inserire una SIM nano oppure la SD per andare a espandere la memoria. Nonostante ciò è comunque un dual SIM perché potete usare appunto la SIM fisica oppure in più una eSIM. Come potete vedere il comparto fotografico è firmato in collaborazione con Zeiss T ed infine appunto il Sony Xperia 5 Mark IV ha una certificazione IP68, il che significa che è protetto sia da umidità che polvere. Come detto poco fa il formato dello smartphone è di 21 non, infatti qua abbiamo uno schermo da 6,1 pollici con questo aspetto di forma appunto stretto e lungo. Comunque è un bellissimo display perché è comunque OLED, come potete vedere ha degli ottimi angoli di visione, i colori sono molto brillanti, neri profondi, tuttavia ci sono delle piccole pecche. Prima di tutto il refresh rate non è variabile in quanto non è uno schermo LTPO, quindi potete decidere solo di impostare la frequenza di aggiornamento o al massimo quindi 120 Hz, che è comunque appunto un pannello molto fluido a 120 Hz. Il problema è che su un dispositivo di questa fascia di prezzo non avere la possibilità di avere uno schermo variabile secondo me è un peccato. Per il resto comunque è molto luminoso, anche sotto i raggi diretti del sole si è comportato molto bene, non si è mai arrivati a una situazione in cui dovete strizzare troppo gli occhi. Però appunto per quanto riguarda proprio questo aspetto del formato 16 noni è un po' fastidioso, perché per esempio guardate le storie su Instagram quanto spazio sopra e sotto lo smartphone si va a creare per poter andare a vedere le storie. E il discorso non cambia neanche per quanto riguarda per esempio guardare i video, ma guardate quanto spazio c'è qui. Per quanto riguarda l'audio invece qui abbiamo il comparto stereo, infatti ci sono le casse sia nella parte inferiore incastonata sotto al display che nella parte superiore, sono entrambe le casse diciamo così rivolte verso l'ascoltatore. Tuttavia devo dire che un po' mi dispiace perché mi aspettavo molto di meglio da questo comparto audio. Per carità i bassi sono carini, pure i medio alti non sono male, tuttavia proprio il suono è abbastanza debole a mio avviso, anche se mettete il volume al massimo, insomma mi aspettavo qualcosa di più per quanto riguarda appunto il comparto audio. Detto questo comunque tuttavia rimane pur sempre un bellissimo display, come detto prima, dai colori brillanti, neri profondi, un ottimo angolo di visione, quindi per poter andare a guardare le vostre serie TV preferite o i film che volete, insomma rimane pur sempre un ottimo device. Per quanto riguarda il comparto hardware esiste un'unica versione con la quale potete acquistare questo dispositivo, ovvero 8 GB di RAM più 128 GB di memoria interna, memoria però che come vi ho mostrato poco fa potete espandere tramite micro SD da poter inserire direttamente all'interno dello slot SIM, grazie alla quale potete espandere la memoria interna fino a 1 TB. Questa è una cosa che ho veramente apprezzato su un dispositivo del genere, perché purtroppo sempre sui flagship non mettono la possibilità di andare ad aumentare lo spazio di archiviazione tramite memoria esterna, ma dovete andare ad acquistare direttamente il dispositivo con tagli di memoria diversi. Quindi questa è una cosa che ho veramente apprezzato su un top di gamma del genere. Qui una piccola, veramente piccola nota negativa, perché abbiamo pur sempre sì un processore top di gamma, stiamo parlando dello Snapdragon 8 Gen 1, tuttavia non è il Plus, quindi non è la versione aggiornata ma è quella dell'anno scorso. Nonostante ciò comunque il telefono per quanto mi riguarda non ha mai mostrato nessun impuntamento, è sempre stato molto veloce, fluido a gestire qualsiasi situazione, che sia appunto la navigazione all'interno dei social,
Oppure la navigazione su internet, ovviamente stiamo parlando di specifiche tecniche molto alte, di questo non c'è veramente nessun problema. Il piccolo problema potrebbe essere che si surriscalda un pochino, e su questo però Sony sono onesti, non lo nascondono. Infatti, se andate ad aprire molte app, vi uscirà fuori questo pop-up, questa schermata dove dice che appunto quando il dispositivo si surriscalda viene visualizzata la seguente icona sullo smartphone. Sony non nasconde affatto che questo dispositivo abbia problemi di riscaldamento. Effettivamente anche con un uso normale, senza che state facendo grandissime cose, qua diventa sempre tiepido. Al contrario, iniziate a giocare, a usare le camere, insomma iniziate a fare un uso un po' più stressante, beh, devo dire si riscalda abbastanza. Poi è anche inverno, quindi potete immaginare. Lato batteria invece abbiamo 5000 mAh di batteria, per l'appunto, che sono abbastanza ben ottimizzati a mio avviso, soprattutto poi in una scocca così piccola, diciamo, soprattutto con questo peso contenuto, riuscire a mettere 5000 mAh è stato veramente un buon lavoro. E l'autonomia, nonostante stiamo parlando di un top di gamma, vi posso garantire che è veramente buona, perché nella maggior parte dei casi, per non dire quasi sempre, si arriva tranquillamente a fine giornata, quindi parlo proprio di dopo cena, con un utilizzo classico di quello che è uno smartphone. Certo, andate a utilizzare il comparto fotografico facendo video e foto in un certo modo, in un certo livello, in quel caso ovviamente diciamo che riuscite ad arrivare a pomeriggio tardi barra cena. Visto che stiamo parlando di prestazioni, ovviamente anche qua, per quanto riguarda giochi come Real Racing 3, girano bene. Tuttavia, secondo me qua si sente il problema del non avere uno schermo con il refresh rate variabile. Anche se settate il display a 120 Hz fissi, insomma, in alcune situazioni o in alcuni determinati giochi, questo secondo me potrebbe causare un po' di gap, un po' di ritardi in alcune schermate. Può sembrare che appunto vada a scatti, ma proprio per una situazione che il refresh rate o è troppo alto o è troppo basso e non è variabile. Tuttavia, appunto, quando avviate un gioco, qui avete il potenziatore di gioco, che è un menu che vi consente di effettuare uno screenshot, registrare il gaming, avviare un multitasking, selezionare la modalità di gioco e così via. Quindi molto interessante sotto questo punto di vista, carino per tutti coloro che sono nerd a cui piace giocare. Per quanto riguarda il software, qui non abbiamo una vera e propria skin di casa Sony, più che altro uno stock classico di Android, come potete vedere. Sono veramente pochissime le modifiche apportate dall'azienda. Per esempio qui potete vedere c'è questa barra laterale che, cliccandola due volte, vi apre questo menu rapido, diciamo così, graficamente anche carino, anche se sinceramente, personalmente, le icone delle varie app a me non mi fanno impazzire, non è uno stile che mi piace, però devo dire che questo è fatto abbastanza bene. Da qua potete anche avviare un multitasking velocemente andando su 21 noni a più finestre e selezionando magari le due app che volete, per esempio YouTube e, non lo so, l'orologio. Ed ecco qua, come potete vedere, che c'è lo schermo diviso. Sotto questo punto di vista mi sento dire anche che il multitasking è abbastanza intuitivo e utile, soprattutto è ben fatto. Però per il resto, appunto, come software mi sento dire che è ancora abbastanza acerbo. Appunto, secondo me Sony potrebbe lavorare molto su questo punto di vista. Ed eccoci giunti quindi al comparto fotografico, che è probabilmente quello principale per quanto riguarda questo dispositivo, o perlomeno chi acquisterà il Sony Xperia 5 se lo farà sarà principalmente per questo motivo. Innanzitutto qua abbiamo tutti gli obiettivi con sensore da 12 megapixel, quindi la camera zoom normale, la grandangolare, ma anche la fotocamera frontale da 12 megapixel, in collaborazione con Zeiss T. Quindi possiamo accedere direttamente da questa icona. Da tenere è molto comodo sicuramente per scattare foto o registrare video. Vi ricordo qua, da questo tasto si possono appunto scattare le foto. Il bello è che il tasto, così come sulle mirrorless, ha doppia pressione, la prima per assicurarvi di mettere a fuoco e con la seconda pressione
scattate la foto. Attualmente ci troviamo in modalità basic, guardate qua c'è la rondella come appunto sulle mirrorless di casa Sony. Diciamo che basic vi dà quello che solitamente è il menu che trovate su un qualsiasi dispositivo mobile per quanto riguarda le foto, quindi poter switchare fra le varie camere, selezionare magari la modalità multiscatto o il timer per avviare la foto, scegliere fra i vari formati, insomma, quindi è il classico menu che siamo già abituati sugli smartphone. Ma se andiamo oltre, qui potete vedere c'è la modalità auto, dove appunto viene tutto gestito automaticamente dal software, poi c'è PSM ed MR. Allora, appunto, se avete confidenza con le mirrorless, sicuramente qua vi ci potete perdere. Ci sono le modalità per esempio per priorità, tempi di scatto, esposizione, ma poi c'è l'esposizione manuale, appunto, dove voi potete andare a scegliere manualmente tutte le varie impostazioni, e come potete vedere è proprio uguale alle classiche fotocamere di casa Sony. Questo sicuramente vi consente una grande possibilità creativa di poter andare a scattare una determinata foto come volete voi, come ve la immaginate voi. Ecco perché dico è veramente uno smartphone per professionisti. Ma ci sono anche altre due app, Video Pro e Cinema Pro. Video appunto dedicato, e come vi ho detto prima, vi si aprirà sempre questa app per ricordarvi che il telefono può surriscaldarsi e di stare attenti quando esce quell'icona. Adesso comunque ve l'ho mostrata, posso iniziare a levarli finalmente tutti quanti, non visualizzare più questo avviso. Quindi questa app invece è dedicata appunto solo per i video, diciamo è una versione non troppo pro rispetto a quella che vi mostrerò fra poco. Qui avete lo zoom, quindi per switchare fra le tre camere, la messa a fuoco di nuovo automatica o manuale come potete vedere, bloccare le impostazioni durante la ripresa. Per fare i video è veramente molto semplice e basilare, ma se necessitate di fare dei video con la necessità di andare a settare molto di più le varie impostazioni, dovete aprire quest'app Cinema Pro. Pure questo non mostrare più. Potete scegliere fra la risoluzione, gli FPS al secondo, i look, che sono delle diciamo piccole LUT già preinstallate per dare un aspetto particolare alle vostre riprese. Come potete vedere ci sono diversi tipi, più o meno carini anche in base ai propri gusti. Impostare l'ISO, l'obiettivo, bilanciamento del bianco, la velocità dell'otturatore, e insomma questo vi consente, se siete veramente dei professionisti del settore, di andare a effettuare delle riprese molto molto professionali, perché appunto potete settare tutti questi parametri. Ma insomma io la vedo una cosa un po' too much, però è questo l'obiettivo che voleva dare Sony ai suoi dispositivi mobile. Ma adesso, parlando appunto di qualità di foto e video, beh, per quanto riguarda le foto di giorno nulla da ridire, soprattutto appunto se andate a smanettare nelle impostazioni manuali ma anche in automatico, riuscite a catturare sempre delle foto molto ben nitide e ricche di dettagli, con dei buoni contrasti. Quindi diciamo, secondo me di giorno veramente è difficile che non riusciate a catturare qualcosa di interessante. Tuttavia la situazione cambia un po' di sera, la qualità è un po' inferiore rispetto agli altri top di gamma per quanto riguarda i dispositivi mobile, forse proprio per questo discorso che il cellulare lavora più sui tempi di scatto che su magari una elaborazione anche tramite intelligenza artificiale o comunque di software per andare a migliorare le immagini di notte. Fotocamera frontale, centro storico di Lecce, Basilica di Santa Croce. Vediamo come si comporta la fotocamera di sera. La luce artificiale non è tantissima, sto girando in 4K. Mi sembra comunque che è abbastanza mossa già l'immagine. Fotocamera principale, sempre 4K. Mi trovo sempre nel centro storico di Lecce. Questa è Piazza Sant'Oronzo, addobbata per le feste natalizie. E vabbè, ovviamente rispetto alla fotocamera principale, diciamo la selfie camera, qua la qualità è nettamente superiore e l'autofocus segue i volti delle persone quando li riconosce, mi passano vicino. Buona anche la stabilizzazione. Ed eccoci giunti alle conclusioni, diciamo subito quello che è il suo prezzo a questo punto. Il Sony Xperia 5 Mark IV lo potete acquistare ad un prezzo di circa 1100 euro, 50 euro in più, 50 euro in meno, in base anche alle offerte che si trovano attualmente. A tal proposito, qua sotto in descrizione vi ricordo che trovate i link utili per poterlo andare ad acquistare. Tutto questo appunto è un prezzo sì in linea con i flagship di oggigiorno, più o meno, tuttavia, come detto anche inizio recensione,
è molto verticale. Forse ancora un po' acerbo sotto alcuni punti di vista, non lo criticherei per questo, tuttavia sì, è rivolto soprattutto ai professionisti dell'imaging, chi già utilizza camere, reflex, mirrorless di casa Sony troverà molto amichevole, intuitivo tutte le app dedicate appunto all'imaging su questo dispositivo mobile. Tuttavia, ripeto, non tutti i professionisti lo sceglierebbero. Io penso di essere uno di quelli perché per quanto sì, è vero, con gli smartphone oggigiorno appunto tante volte si lavora, si girano tanti lavori, soprattutto di quelli che vanno sui social, ma non solo, in tanti casi. Il problema è che secondo me uno smartphone deve rimanere comunque un qualcosa di super veloce, super facile di utilizzo, quindi lo esci dalla tasca, avvii l'app, clicchi e già stai girando. Xperia sì, è vero, grazie anche al Cinema Pro, Video Pro, tutti i settaggi manuali vi dà molte più possibilità creative, ma secondo me la si va a perdere un po' anche quello che appunto è il discorso di utilizzare uno smartphone comunque anche per uso professionale. Si va a perdere troppo tempo e, ripeto, secondo me non è quello la scelta sua, e acquistarlo solo per questo motivo forse non avrebbe tanto senso. Effettivamente io sì, mi sono divertito in sti giorni, ogni tanto mi ci sono anche impegnato appunto a testarlo smanettando le varie impostazioni manuali, ma è un qualcosa che mi viene da fare su una camera, non su uno smartphone. Questo è il mio parere, probabilmente soggettivo, ma rimane il fatto che comunque lui è veramente un dispositivo molto molto di nicchia. Giunti a questo punto, adesso fateci sapere voi cosa ne pensate del nuovo Sony Xperia 5 Mark 4. Come al solito, se avete dubbi, domande, curiosità o perplessità, fatecelo sapere qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo con la prossima video recensione. E buon Natale ancora!